Allora, molti chiedono perché fare un esercizio dei femorali prima di fare un compound di accosciata o di pressa, che è principalmente un compound di quad, in una parte di stabilizzazione dei glutei femorali. Sulle accosciate, sulle presse, i femorali intervengono per stabilizzare. Perché questo? Perché da una parte, a livello del ginocchio, si allungano, da una parte si accorciano. Quindi tendenzialmente stabilizzano. Cosa vogliamo fare? Vogliamo da una parte migliorare il lavoro sul compound. Questo perché, avendo congestionato un distretto che sono degli stabilizzatori, automaticamente saremo molto più saldi nel movimento. E questa è una cosa che potete sentire. Provateci, mandate in pump i femorali, fate un hack squat, una pressa, sarete molto più saldi. Il vantaggio è che, essendo semplicemente degli stabilizzatori, un preaffaticamento non vi porterà ad affaticare, quindi non andrete a peggiorare la performance in termini di carico sull'hack squat. Viceversa, andate a migliorarla, perché di nuovo sarete più stabili, i quad saranno freschi, i glutei saranno freschi, ci sarà una migliore stabilizzazione ma più capacità di creare proprio per questo carico in sicurezza.